Grandoni, un punto si è terzi in classifica, con una sconfitta si rischia di restare fuori dai playoff. Una linea molto sottile, ma domani Savona deve cercare di portarla a casa e non fare troppi calcoli, forse vista anche le condizioni in cui arriva questa partita, non proprio ottimale dal punto di vista dei risultati. Sì, una partita vera, come ho anticipato in settimana in un'intervista a un quotidiano locale. Partita vera contro una squadra a cui faccio i complimenti perché ha fatto una stagione estremamente positiva, quasi perfetta. Non esiste la perfezione, però hanno fatto un qualcosa di incredibile. Sono anche le stesse parole che il mio collega Monteforte usa quotidianamente. E quindi partita vera, noi ci siamo preparati per prepararci a una battaglia calcistica, quindi battaglia sempre di calcio parliamo, lo sappiamo, ne siamo consapevoli e abbiamo soltanto il piccolo vantaggio di avere un punto in più in classifica, però sappiamo perfettamente che saranno 90 minuti duri. Non sarebbe scandalizzante vedere Savona giocare per il pareggio, non ci sarebbe niente di male questa volta. No, ma l'altra volta non è che abbiamo giocato per il pareggio. No, no, vabbè, è una partita impegnativa, di sicuro non si può pensare di giocare 90 minuti per cercare di di puntare al pareggio. Dobbiamo fare una partita come abbiamo sempre fatto nell'ultimo periodo, è innegabile che i numeri non mentono mai, lo dicevo all'andata e lo dico anche adesso, io non mi sono mai nascosto, abbiamo fatto ritorno al di sotto delle nostre possibilità, i numeri dicono questo e quindi significa che è vero, ma noi stiamo bene, domani siamo pronti appunto, abbiamo fatto una buona settimana, quindi ragazzi nello spogliatoio c'è un'aria di chi sa appunto che domani l'evento è decisivo. Stanno bene, ci sono tutti, giocano col solito 3-4-3, l'ha già anticipato, noi come rispondiamo? Noi rispondiamo con Garbini ancora squalificato, Muzzi non è stato recuperato, vabbè, come Grandoni che è fuori da tempo e per il resto tutto a disposizione, ma come ho già detto in settimana conteranno molto di più le motivazioni al di là del sistema di gioco, perché poi dopo domani sembra prevista anche un po' una bufera di vento, quindi non so che tipo di clima anche fuori troveremo, quindi le motivazioni sono soprattutto. C'è un Ligorna che negli ultimi 2 anni, qui al Bagicalupo, ha sempre sofferto un pochino. Può essere un vantaggio, viste le dimensioni del campo e vista appunto una squadra non abituata a giocare su una superficie così? Mi riallaccio a una risposta del mio collega De Monteforte, il quale ha detto appunto commentando gli anni passati che domani sarà una partita diversa, perché ogni partita ha una storia a sé e io spero che magari domani Ligorna possa ripetere quelli che sono stati gli ultimi 2 anni qua a Savona.